Francesco Fantini, che adesso però sbaglia clamorosamente il pallone all'indietro. Riparte la Fortitudo, dentro il pallone per Galera, che si divora un gol clamoroso. Si rimane 0-0. Questo forse ben speso, fischia l'arbitro. Parte Baccaro, salva sulla linea Gelvè, verso il centro il pallone sbagliato, sbagliato però anche il controllo di Zullo, e quindi occasione or massimo. Pavozzi mette dentro per Lorenzo Dallago, che sblocca la partita. 1-0 per l'or massimo, la firma di Dallago. Primo tempo, il suggerimento basso nella di Pavozzi, puntuale l'inserimento di Dallago. 1-0, poi Baccaro da lontano, si supera Favale, calcio d'angolo. Pallone fuori per Gioia, Graziano Gioia, gol stupendo, e 2-0 è ormai. Papu, Galera, Zanobi, Zullo, verticale, c'è Gioia che copre, la lascia lì Papu e si divora il gol del 2-1. Ci mette i piedi in mezzo a due. Ha alzato il pallone per Vicalvi, che va da solo, poi Fabozzi, rimpallo, favorisce Vicalvi. Attenzione a Vicalvi col sinistro. Varigelli con i piedi. In corsa di Baccaro, respinge Favale. Poi non è finita, il pallone dentro che si perde dall'altra parte. E qui l'errore di Baccaro, si rimane 2-0. Fantini, Gioia, insiste l'Eur Massimo, ancora con Baccaro che si gira. Baccaro mette dentro per Dallago, si rifà subito Baccaro con l'assist per Dallago, doppietta e 3-0. Alla dentro, attenzione, va giù un calciatore, poi però Galera fa 3-1, arriva alla fine il gol della Fortitudo. Pavozzi, buono il pallone dentro per Merlonghi, può tornare dal suo capitano, non lo fa Merlonghi, fino in fondo Merlonghi col pallonetto alto sopra la traversa, ma ha subito fallo. La rincorsa lunga di Papu, parte Papu, spacca la porta questa volta, 3-2, partita apertissima al Tulip. Battuto corto alla rimessa, Merlonghi salta tutti, mette dentro per Pavozzi, capitan Pavozzi, 4-2, subito di nuovo a distanza di sicurezza l'Eur Massimo. Fischia l'arbitro, parte Papu, Barigelli blocca ancora Papu, Barigelli, la palla alla fine entra, la palla alla fine entra, ancora Papu, 4-3. Va a servire dalla valle, ancora Zullo che lotta, non c'è fallo, è tutto regolare, Papu per dalla valle, Barigelli, mostruoso Barigelli. C'è dalla valle tutto solo, servita adesso, è salito male l'Eur Massimo, dalla valle salta il portiere, prende il palo esterno a millimetri dal pareggio la Fortitudo. Insiste la Fortitudo, tutto dietro l'Eur Massimo, la palla non è uscita, Zullo con il destro ribattuto, Baccaro, la porta è vuota per Baccaro, tutti in campo a festeggiare il gol di Vinicius Baccaro, 5-3, e forse la vince l'Eur Massimo. Fischio dell'arbitro, la rincorsa di Baccaro, non sbaglia, non sbaglia, sotto l'incrocio, doppietta, 6-3 e 3 punti per l'Eur Massimo. Tiro di Zullo, cala il sipario, al Tulip finisce una partita incredibile, vince l'Eur Massimo 6-3, risorge dopo la sconfitta nel derby, sala quota 15 punti in classifica, una vittoria importantissima contro una grande Fortitudo Pomezia.